tesoro? Tesoro, hai visto su quel balcone? Vieni a vedere. Che devo vedere? Vieni. Che c'è? Guarda là, guarda. Che devo vedere? Un riflesso. Lo so anch'io che è un riflesso. Secondo me è uno che ci sta spiando col binocolo. A noi? E chi siamo? L'FBI. Dai, tesoro, quello sta ammirando il panorama. Sì, il panorama. Qui, in questa via, in questo quartiere a Milano? Che è? Una fastidio! Che vedi troppi film, metti da sede, bevi il caffè, fa colazione! Guardate che schifo, ma che vergogna, ma mica smette, eh! Tesoro, se fai così, gli dai soltanto soddisfazione. Tra un po' sei stanca! Un uomo solo, malato, senza dignità, ecco che cos'è! Ecco cosa sono i guardoni, uomini senza dignità! E anche senza il gusto dello spettacolo, perché voglio dire, che ci avrà da guardare? Grazie del complimento, eh. Non sto dicendo teste lassa. Sto parlando di noi, della famiglia Mancini. Cioè, siamo una famiglia normale. Non è che abbiamo questo stile di vita così elettrizzante. Oh, dove vai? Dove vai tu? Vai del Parigi? Che esci così nuda? Che stai a Riccione? Sulla spiaggia? Giù! Porca miseria, che poi non siamo uno spettacolo, eh. Venghino, signori, venghino! Il circo Mancini è ancora per qualche giorno a Milano. Abbiamo l'incantatrice di asciugamani e il simpatico clown mutandone. Scotta! E solo per oggi è il centurione Magnafuoco! E vado da là! Hai capito? Sì, sì. E più io gli facevo i segnacci, più lui continuava a guardare. È stato lì tutta la mattina con quel binocolo. Ho capito, ma non ha mai reagito. Dico ai tuoi segnacci, gestacci, cosa? E che ne so, quello si mimetizza. C'ha la pelle dello stesso colore del divano. E di che colore ce l'ha? Giallo chiaro chiaro. E anche la moglie fa pandan col divano. C'ha la pelle gialla pure la moglie. No, però è preposti come il divano. E anche la figlia ha preso il meglio da tutte e due, sai? Gialla, gobba e spiona pure lei. Scusa tesoro, ti posso fare una domanda? Tu, tutte queste cose, come le sai? Li ho spiati con questo. E se non la smettono, io chiamo anche la polizia. Dove vai, io? Cioè, ancora? Sta là. Felicità la pesca, tesoro, che sono buone le pesche. Silvana! Una chiamata alla polizia, mi ha chiamato i vigili del fuoco. C'è questo signore che... Buongiorno. Che è successo? Niente, signora, stia tranquilla, non è successo niente. Meno male, perché se c'è da buttarsi giù dal balcone in uno di quei teloni, adesso che fare Giovanna d'Arco, eh. Oh, che cosa, signora? Sia serena, non c'è nessun incendio nel palazzo. Piuttosto, volevo avvisare che dobbiamo salire con la scala antincendio. Cioè, faccia capire un attimo, ma come lavorate? I topi ci stanno, ma voi comunque usate le trappole. Che topo è topo? È una cicogna. Vi ha fatto il nido sopra il comino. E rischia di ostruire la canna fumaria. Potrebbe essere molto pericoloso. Certo. Dovete ringraziare il vostro dirimpettaio. Chi? Il signore che abita qua di fronte. Ma è da stamattina che controlla la cicogna col binocolo e ci ha chiamati. Sì, io avevo notato un signore distinto, anche un bell'uomo che ci osservava col binocolo. Sì. Bisognerà fargli un regalino, Franco? Certo. Venga che l'accompagno. Grazie. Lasciamo i regalini, perché hanno chiare d'orazione e sono gli regalamo. Venga. No, ma ti prego. Silvana. Ma fa mangiare il cane dal suo piatto, ma che schifo. Ma lascia perdere il cane, mangiamo noi piuttosto. Su che è tardi. Silvana, tutto il palazzo ti sei messa a spiare. Sei arrivata all'ultimo piano. Ah, vai tu. Io certo da fare. Che vado io. Ciao, Franco. Ciao, vieni, vieni. No. Ma stavate mangiando, disturbo? No, secondo te. Di. Oh, gagliarda comunque la storia lì della cicogna, dico. L'hanno mandata via con i pompini. Il primo sfratto esecutivo del nostro condominio. Sì, però non è questo quello il motivo per cui sono venuto qua. Sono venuto per un motivo un po' più sgradevole. Che c'è? C'è la signora del palazzo di fronte che si è lamentata perché dice che qualcuno la spia da questo balcone. Da questo? Sì, però io ho detto subito, no, guarda, è impossibile. Lei però sostiene che vede dei riflessi da qui. Da qui? Qui. Deve essere Marco, che siccome si è innamorato probabilmente di una ragazza che abita di fronte, allora sai com'è, dai, è un ragazzo. Silvana, lui è un ragazzo, ma la signora del palazzo di fronte è vedova e vive col cane. Scaltro, Marco! Hai capito tesoro? Ha messo gli occhi sulla vedova col cane. La vedova c'ha 85 anni però. Ma c'ha una nipote, è anche molto carina, c'ha il caschetto nero, non è tanto alta, e anche tutte le sue belle cosine a posto. Secondo me fa danza perché ho visto. Allora Silvana,
dia Marco che la smettesse, perché se no gli sequestro il binocolo. Intendo? No, no, glielo dico. Ti trattieni? È meglio di no. Ecco, pure io pensavo che devo un attimo conferire questo. Arrivederci. Grazie.